Umberto Tozzi è stato ospite del salotto di Mara Venier e a Domenica In ha raccontato la sua carriera ricca di successi e soddisfazioni. Il cantante, che ha vissuto 2 anni difficili a causa della malattia, ovvero un tumore alla vescica, si è raccontato anche, come uomo, e ha parlato del grande amore che nutre nei confronti della moglie Monica che ha portato all'altare ben 5 volte. Poi ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava, l'uomo dietro l'artista. Umberto Tozzi, 72 anni, si è raccontato come uomo e ha spiegato a Mara Venier quale sia il suo più grande rimpianto. Io non sono stato un padre molto presente, non ho visto crescere i miei figli, non li ho portati in tour con me. Adesso, anche se sono più grandi, vorrei dedicarmi di più a loro visto che sono anche nonno. E sul matrimonio con la moglie Monica Michelotto, con la quale si è sposato per la prima volta nel 1995, ha detto: «Mia moglie è una persona fantastica, è davvero leale, la più leale che ho incontrato nella mia vita. Ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare bellissimo e mi sono sempre sentito appoggiato e supportato. Ho sposato Monica 5 volte perché nel percorso della nostra vita, lei mi ha fatto innamorare tante volte e ogni volta che sentivo questo sentimento esplodere, volevo risposarla. Glielo chiedevo sempre perché non sempre ero sicuro che volesse risposarmi». Umberto Tozzi, il triste addio. Ieri, domenica 16 giugno, a Domenica In, è stato mandato il Best of della stagione e tra tutti gli ospiti è stata riproposta anche la chiacchierata fatta dalla padrona di casa con il cantante Umberto Tozzi, che ha passato 2 anni molto difficili a causa di una malattia. Il cantante di Gloria ha annunciato The Final Tour, ovvero l'ultima serie di concerti per salutare il suo pubblico in Europa, Nord America e Australia. «Io ho passato 2 anni di salute molto difficili, e mi sono promesso che se ne fossi uscito avrei fatto tutte le cose che fino a questo momento non ero riuscito a fare. Tu sai che fare questo lavoro, io faccio tour dagli anni 80 e non mi sono mai fermato felicemente perché ho avuto il privilegio di essere apprezzato in molti paesi del mondo e quindi ci ritorno con questo meraviglioso ultimo concerto perché voglio ricambiare tutto l'affetto che ho ricevuto», ha detto l'artista. Una decisione che Mara Venier abbraccia. Il pubblico ti ama, ma è giusto che una persona ad un certo punto decida di vivere. The Final Tour, un addio alle scene dopo 50 anni di carriera e 80 milioni di dischi venduti in uno dei luoghi simbolo della musica mondiale. Umberto Tozzi inizierà il suo ultimo giro di concerti. L'ultima notte rosa The Final Tour prenderà il via il 20 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, poi Piazza San Marco a Venezia il 7 luglio per poi toccare Romania, Francia, Germania, Bulgaria, ancora Italia, Svizzera, Croazia, Austria, Stati Uniti, Canada, l'Olimpia di Parigi. Gran finale in Australia con 4 concerti a ottobre 2025.